La Claudiana SRL è stata fondata nel 2004 da quattro chiese protestanti: la Chiesa Valdese, la Chiesa Luterana, la Chiesa Battista e la Chiesa Metodista, con lo scopo di acquisire le attività dell'editrice Claudiana, che era un ente ecclesiastico della Chiesa Valdese, istituito nel 1855. La Chiesa Valdese è una chiesa cristiana di tradizione evangelica, presente in Italia da oltre 800 anni, prima come movimento religioso perseguitato, poi nel 1500 aderisce alla Riforma protestante e diventa una chiesa riformata protestante in Italia. È presente oggi in tutto il paese con delle comunità cristiane e anche con diversi istituti e opere di servizio. Conoscere la Bibbia significa accesso al testo, capacità critica, riconoscere l'importanza delle fonti, costituire delle persone che si assumono la responsabilità di interpretare, cioè di leggere la realtà e darne un'interpretazione. Fa parte della costituzione dell'individuo e anche di una società libera e responsabile. La Chiesa Evangelica Luterana in Italia è una delle realtà protestanti presenti sul territorio italiano, già abbastanza vicino al periodo della Riforma. La nostra comunità più antica, quella di Venezia, è stata fondata proprio in questi tempi di Lutero. Più comunità poi ne hanno seguito e si sono costituiti nel primo dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, a 1949, come una chiesa autonoma con più comunità su tutto il territorio italiano. Ovviamente il mondo protestante abbraccia anche la testimonianza di Martin Lutero. Ecco, siamo in questo periodo in una fase di preparare la grande commemorazione del 2017, l'anniversario della Riforma. In preparazione di questo evento abbiamo pensato pure di cercare possibili, cioè dei testi che vorremmo preparare per il mondo italiano, che provengono per esempio dalla Germania, quindi provvedere a delle traduzioni di materiale sia storico che teologico e renderlo comprensivo e renderlo attenibile per il pubblico italiano. Ho qui nelle mie mani la famosa collana delle opere scelte di Martin Lutero, che è una impresa che con la Chiesa Valdese già da parecchio tempo abbiamo avviato, e ovviamente anche questo fa parte del nostro interesse di divulgare la conoscenza delle opere di Martin Lutero, la sua storia, la sua teologia, in un paese in cui è abbastanza sconosciuto. Chiese Battiste arrivano in Italia con una grande ambizione, cioè siamo all'inizio dell'unità d'Italia e l'idea è quella di portare quella pluralità religiosa che era mancata, quindi chiese democratiche, chiese che sono radicate sul territorio, che arrivano con questa idea di predicare l'Evangelo, semplicemente l'Evangelo, anche però con un impegno sociale ben preciso. Io credo che Claudiana innanzitutto significhi capacità di portare in Italia la cultura protestante, e quindi per noi battisti significa far parte di questo progetto comune con le chiese valdesi, con le chiese metodiste, ma anche con le chiese luterane, cioè quello di riuscire a stare insieme sulla costruzione, la pubblicazione di quella che è la cultura protestante, che crediamo che in Italia possa essere un contributo significativo a quella diffusa cultura altrimenti divisa tra cosiddetti laici e cosiddetti cattolici. Le chiese metodiste sono una quarantina di chiese locali sparse da nord a sud del nostro paese, che dal 1975 sono unite in un originale patto di integrazione con le chiese valdesi e che sono un pezzo piccolo ma di una grande famiglia mondiale, quella appunto metodista, che raccoglie nel mondo circa 80 milioni di membri. Ecco, sono delle chiese che ancora oggi si sforzano di raccogliere l'eredità di un appassionato impegno di evangelizzazione che
La chiesa metodista, prima inglese, poi americana, a cominciare dal 1861, hanno profuso appunto in Italia, e che ha avuto questa caratterizzazione molto forte, pur originando da una missione straniera. Ha sempre sentito come una propria specificità quella di vivere e di far vivere una fede profondamente incarnata, quindi molto intrecciata ai nodi culturali, sociali, politici e ovviamente religiosi dell'Italia, quindi è sempre stata una realtà che si è sentita profondamente italiana. La Claudiana è sicuramente protestante perché fa una cosa che oggi è molto fuori moda nel nostro paese, che invece noi rivendichiamo come fortissimamente protestante, cioè quello di avere cura delle parole e della parola scritta, oggi assolutamente fuori moda, dell'argomentare, del discutere, del confrontarsi, del dare spazio a voci diverse, sfuggendo alla tentazione delle eccessive semplificazioni, che è un'altra cosa oggi purtroppo molto diffusa all'interno della cultura, non credo non soltanto italiana, e noi proviamo a dare degli anticorpi. Ecco, io questo credo che sia molto protestante. Spero che riesca a farlo sempre di più la Claudiana, anche coltivando, oggi lo fa con alcune collane collaterali rispetto a quelle specificamente teologiche o religiose, provando a essere individuata come un punto di riferimento perché possa avere voce chi altrimenti non avrebbe voce, possa esprimersi chi non troverebbe altri spazi editoriali all'interno del nostro paese. Quindi con quella piccola tendenza a fornire spazi di alternativa, che anche quello credo sia un contributo che noi come protestanti possiamo dare al nostro paese. Oggi essere un editore è un'attività altamente morale, economicamente non ci si guadagna, quindi non è sicuramente un'attività commerciale, perché in questo paese la cultura non è sostenuta, il libro in particolare non è sostenuto, è in difficoltà crescente anche per gli sviluppi tecnologici, però senza la cultura, senza anche il libro, che sia su carta o elettronico, non cresce la società e non c'è futuro.